Buonissima giornata a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alberto e siete connessi sul canale dei Legends. Oggi in questo video vi farò una top 5 degli acquisti migliori del mese di maggio nella pallavolo. E se supporterete questo video con tanti like, magari potrà diventare una serie, chi lo sa, dipende tutto da voi. Quindi lasciate like, iscrivetevi al canale e commentate soprattutto questo video. Ma bando alle ciance, passiamo ai migliori acquisti. Al quinto posto ho deciso di mettere il buon Kevin Tilly, che finalmente ritorna un'altra volta in Italia, perché comunque lo sapete meglio di me che l'anno scorso ha giocato a Modena, poi è ritornato di nuovo in Polonia che ha giocato nel Varsavia, adesso torna in Italia e speriamo di tenerlo, perché comunque è un buon giocatore, soprattutto di con delle esperienze in Champions League, un bel giocatore, e tra l'altro va a giocare in una squadra come Latina, che punti sempre alla top 5 del campionato, però speriamo che dia una mano a questa squadra. Lo conoscete meglio di me, chi segue la pallavolo, Kevin Tilly, figlio di Laurent Tilly, allenatore della Francia, che adesso non allena più la Francia. No, non l'allena più, doveva allenarla adesso alle Olimpiadi ma ha lasciato l'incarico, e comunque il cognome Tilly è diffuso un po' in tutto il mondo. Al quarto posto abbiamo il buon Riccardo Lucarelli. Mi fa strano dirlo perché comunque è il primo anno in Italia e sono curioso di vederlo, più che altro mi farà strano vederlo con la maglia di Trento, ma finalmente, perché stare in Brasile c'è fino a un certo punto, però finalmente un altro campione che si aggiunge nel campionato italiano insieme agli altri campioni che ci sono. Sono contento perché è una tra le bande più forti al mondo, un buon salto, un buon braccio, cioè, poi l'avrete visto pure voi con la nazionale brasiliana insieme alle Al, che ho messo sempre nel mio sestetto titolare, sempre nel video che è su questo canale, cioè assurdi tutti e due, però dai, vedremo con la maglia di Trento cosa combinerà. Al terzo posto ho deciso di mettere Luciano De Cecco, ragazzi, che andrà a giocare alla Lube Civitanova insieme a Juan Torena, lo stesso Leal che ho citato prima, Simon, cioè ragazzi, rivedremo la coppia Simon De Cecco ai tempi quando erano insieme ai tempi di Piacenza, cioè io non vedo l'ora, perché comunque avrete visto i video su YouTube, cioè primi tempi in bagger, primi tempi spinti, cioè loro due come coppia centrale palleggiatore sono uno dei più forti al mondo, arrivano al livello di Bruno e Lucas che ho citato anche nello scorso video, quindi dai, non vedo l'ora, vedremo un po' quest'anno questo campionato fantastico. Al secondo posto, non ci crederete mai, ma ho messo Shiron Vernon Evans, ok, l'ho pronunciato bene, giocatore ormai della Sir Safety Perugia, perché è arrivata l'ufficialità in questi giorni, insomma, e da Ravenna va a Perugia a fare il vice Atanasievic, appunto. E beh, il ragazzo interessante assolutamente, perché è un ragazzo giovane che viene dal college, Ravenna comunque l'ha prelevato dal college, dai college canadesi, americani, non mi ricordo dove, e dotato di un salto mostruoso, perché tocca tipo 3,80, fisicamente molto molto forte, tira forte anche lui, un bel giocatore, però soprattutto giovane, quindi Perugia per me ha fatto un gran colpo di mercato, perché affiancare un ragazzo giovane a Atanasievic, che può imparare tanto appunto dallo stesso Atanasievic, è un bel colpo. Ragazzi, al primo posto, rullo di tamburi, non ci crederete mai, ma anche a me fa strano, più strano dire lui che Lucarelli, con tutto il rispetto per Lucarelli, però Gheorghi Grosser, raga, ex opposto della Germania, perché comunque si è ritirato appunto dalla nazionale da poco, dotato di una battuta mostruosa, salto incredibile, di una potenza assurda come opposto, è uno appunto anche lui tra gli opposti più forti al mondo. Io ho visto potete vedere anche voi appassionati di pallavolo dei video, c'è una battuta sua che lui tira talmente forte che ovalizza la palla, fa tutta una strana direzione, cioè col
massacrato alla faccia chissà quanti liberi, poveri liberi. Cioè, sono curioso di vederlo con la maglia di Piacenza, però ormai lo conosciamo per com'è, quindi non vedo l'ora, veramente non vedo l'ora, e per me lui è al primo posto assolutamente. Cioè, anche se mancava l'ufficialità in questi giorni, però incredibile, ragazzi. Bene ragazzi, per il video di oggi è tutto, io ho fatto una mia top 5 appunto secondo la mia opinione, poi voi siete liberi di pensarla come volete, anzi scrivetemi sotto nei commenti quali sono secondo voi i migliori acquisti di maggio, magari io ne ho scordato qualcuno. Comunque, mettete like, iscrivetevi al nostro canale e commentate come ho detto qui sotto con i migliori acquisti di maggio e noi ci vediamo ad un prossimo video.